Ecco, più alto il viso. Basta, stop, stop, stop. Okay. Ah, buongiorno, signora. Niente, no, ci troviamo qua al Vaticano, no? Perché ho portato Sandy a vedere la Cappella Sistina. Sì, sì, favolosa, io più la guardo e più rimango. Sì, sì. Senta, adesso noi ci troviamo qua nel ufficio del segretario particolare di Sua Santità, no? Perché se becchiamo il momento opportuno, cerco di presentargli Sandy al volo, capito? Un attimo. Oh, oh, fa più piano, più piano. Ah, io c'ho da lavorare qui, che più piano? Una cosa di chiesa, la sai? Ah, una cosa di chiesa? Beh, mo ci proviamo. Ecco, scusi tanto. L'amore tanto bello. Signora, comunque la devo salutare adesso. La devo salutare perché c'è un po' di macello qua dentro. Sì, c'è molta, molti prelati. Senta, comunque noi alle 5 siamo alla villa, d'accordo? Senz'altro. Mi ferirò, senz'altro. Grazie, grazie. Grazie. Dacci tua. Zitta, che pure oggi è andata, va. Ma che fai? Guarda la seconda che ti mangi. Sai che ti dico? Che quasi quasi me ne faccio un'altra pure io. Dica! Dica. Senta, che mi fai una marinara pure a me con un bel po' di cozze sopra? Va bene? Va bene. Ok? Cozze? Cosa sono? Cozze sono... sono muscoli. Muscoli. Questo qua? No, sono... frutti di mare. Sea fruits. Sea fruits. Sea fruits. Tu sei il migliore insegnante che ho mai avuto. Veramente. Dici? Samore è nato grande a primavera, per me tu sei la rosa tanto cara. Tiè, va. Arrivare a chiesa con parrocchia, mi dà 1000 lire. Non vanno bene? Io penso no. Ma 5000? Così ti servi, no? Grazie, grazie, signorina. Per me tu sei la bimba più sincera. Faccia tosta. Comunque un periodo che te non ci applichiamo tanto, eh? Appunto. Come appunto? Da domani ci mettiamo sotto, eh? Rolando, io è da quando sono nata che sto sotto. Ho cominciato a 6 mesi con la pubblicità dei pannolini. Poi sono passata ai vitaminizzati. Dopo lo shampoo per bambini, crackers, chewing gum. E adesso, eccomi qua. Ma sei una ragazzina di successo, c'è tutto quello che vuoi. Ma che cos'è che ti manca, eh? Questo. Questo. E tante altre cose. Ecco a lei, padre. E vai. Vuoi sentire un po' di questa? Fammi assaggiare un muscolo. Com'è? Eh? Buono! Vai! Soliti scemi. Ma vedi chi c'è? Aspetta un attimo. Ah, Rolando! Ma che sta a fare? Merenda. Sta in bella compagnia, eh? Sì. Piacere. Hi. Enzo, permetti? Gusto caldo, c'ho una sete. Eppure io a lei già ho vista. Momento! Scusa, come hai detto che ti chiami? Non ti ha detto come si chiama. Comunque mi chiamo... Maria! Si chiama Maria. Si chiama Maria, Perché non cominciamo con l'amico nostro a farci un bagnetto qua di fronte? C'è un'acqua oggi, un brodo. Tu che dici, Rolando, ce la facciamo? No, non ce la facciamo, poi secondo me siamo pure in ritardo. Capo, che ci fai il conto, per piacere? Enzo! Io qua me sta coce! Ammazza questa, finisce gastrito. Scusate un attimo. La maleducata. Ma chi è? Un tuo amico? Mio amico quello? Quello è un conoscente, tipo buongiorno e buonasera. Ma che sei matta? Che c'ho qua, amici io? Ma che te strilli, imbecille? Ma che non vedi che sto a parlare? Strilli te, agafona, strilla. Oh, ma per chi m'ha preso? Ma va a morire ammazzato? Ma esci con i ragazzini come te, vatte la fianza a coccia. Fammi il favore, sta trucida. 20, 21 e 22. 22. Grazie, questa è per lei. Grazie, padre, molto gentile. Grazie. A minuto, e come torniamo, ca corriera? Non ce la faccio, scusi, eh. Ma guarda te sto pezzente. Arola, amica mia, se scusa tanto, ma si è ricordata che c'è un impegno. Sì, dentro le fratte c'è impegno. Ma che ci frega? Allora che scappa, sto tuffetto? No. Grazie, ma dobbiamo ritornare, mi dispiace. Sì, ci aspetta pure la corriera. La corriera? Sì. Ma che ancora esiste la corriera? Sì, esiste. Va, te ne pari matto, accompagno io, eh. Dai, dai, così facciamo prima. Maria, per piacere, non ti ci metti anche te, va bene? Scusa, ma tu dovevi andare al mare? Sì, beh, con voi.
Eppure io sta faccetta qua già ho vista da qualche parte. Ma che per caso frequenti il giro del Viking a Fregene? Conosci Maglio, Franca? No, io conosco soltanto Rolando. Ha capito questo? Zitto zitto, quatto quatto, manzo manzo. Te sei un gran paraculo sei. Sto fio da nami. Cos'è paraculo? Eh? Che cosa vuol dire paraculo? Paraculo? Paraculo è un avverbio che in genere è un discorso troppo lungo, poi devo rifare. Oh, fermate che siamo arrivati. Ammazza, ma gabbi di qua? Sì. Sì, da queste parti. Ok. Ammazza, che caldo. Allora, Enzo. C'ho la maglietta fragica. Io ti ringrazio. Ciao, grazie. Senti, oh, stasera ti chiamo. Te do un par di cosette. Che mi devi dire? Non ti preoccupa. Ciao, Maria. Ciao. Spero di rivederti presto. Ciao. Ciao. Oh, a invadenza questo batte tutti, batte. Però non è antipatico. No, antipatico no, però è uno di quei tipi che tu gli dai una mano. Se prende il braccio, capito? Io comunque non gli ho voluto dire dove tu abitavi, perché quello è mezzo ladro, quello c'ha un brutto giro. E adesso quanto ci mettiamo a ritornare alla villa? Calcola che so... E so 3 chilometri, 3 chilometri e mezzo. Oh, eh. No! Idea? Però se noi tagliamo sti campi e scavalchiamo ste colline, 40-42 minuti stiamo a casa, dai, in marcia. Dai, che gliela facciamo, dai. Uffa. A marcia forzata anticipavo pure, eh. Aia, aspetta, 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 un sasso. Sassetto? Ah. A me qua la pizza con le cozze mi ha messo una sete, mi ha messo. Che darei per una boraccia. I'm Sandy, could you open the gate, please? Rolando, dimmi quanto hai speso, Non ti stai a preoccupare. Almeno 50-50. Non ti preoccupa, oggi ho offerto io, semmai domani offri, ok? Va bene. Eh? Si sente che ho fumato. No, non si sente, non si sente niente. Carissimo! Buonasera, padre Spinetti. Arrivederla, Miss Walsh. Oh, a paraculo! Ma che vuoi? C'hai segreti, c'hai? Ma che vuoi? Lasciami perdere. Lo sai che chi mangia da solo se strozza? Oh, mamma è rotta, va bene, è mia cugina quella, d'accordo? Ah, tu da tua cugina ci va vestito da prete. E beh, sì. Beh, che è? Che è? Te sei un gran paraculo. Lasciami perdere, dai. Io t'ho sottovalutata a te. Te ti piacciono le cose strane. È mia cugina, va bene. Poi non vedi che è una bambina, non vedi che è una bambina. Appunto, tu non ti preoccupare, porta la bambina. Io porto quella di oggi con la sorella. Cianculo, vedessi parare una deve. Levami ste mani. E levami ste mani. E allora? Cosa che fa? Mi portiamo su casa mia. C'ho pure un po' di roba buona. Lasciami perdere, dai. Aspetta, c'ho pure un po' di roba buona. O sai che faccio io? Mi vesto da frate, così famo un bel conclave. Mo se te ne vai. E senti. Che vuoi? Fammi un prestito. No, lasciami perdere. Dai, che sto fermo cama. Non mi frega niente. Prestami 10.000. Lasciami perdere, non vuoi andare in cielo, vedi? Dai, non mi mette mani addosso. Non te mette mani addosso. Lasciami perdere. Prestami 10.000 lì. Te ne voglio. Non me li dai in faccia, e basta. Sto fermo cama. Ma te ne voglio andare. Ma come faccio? Andammelo sincero. E non urla in orecchio. E vattene. Ma non te giuro. Ma parvi d'occhio. Te ne voglio andare? A dirchio. Ted, non la trovi un po' cambiata, Sandy, ultimamente? Non è più la stessa, non riesco a capire che cos'è. Non la trovi strana? Maybe. Sta diventando donna. È cresciuta così in fretta. O forse sono stata io che l'ho fatta crescere troppo in fretta. Sai che ci sono dei momenti in cui penso di aver sbagliato tutto con lei. È proprio tu, dici questo? Sì, io. D'accordo, lo so. Tanta gente mi critica, dicono che ho sfruttato la mia figlia, che l'ho fatta diventare come un business, un dentifricio, una saponetta. Ma che ne sanno? Io all'età di Sandy, sai che vita facevo? 5 persone in 2 camere e cucina. La miseria, la fame vera. Già, e invece Sandy fa la dieta. E con questo? Ok, Ted, diciamo che quando parliamo italiano non ci capiamo. Come on, Wilma. B7. Acqua. N'azzeccassi una, oh. C9. Ecco, alla, mi ha beccato pure la corazzata, mannaggia. Dai, tocca a te, spara. Che te spara? Non c'ho più navi. Yuhu! Yuhu! Fai yuhu, dammi la rivincita Stray Ball, poi senti la musica come cambia. Senti, non siamo mai usciti di sera.
Ti andrebbe di uscire stasera? Ma stasera non si può, stasera c'è la festa, c'è mezza Roma che si muove per te. Io non ci andrò. Sì, e come fai? Col furuncolo, non è bellissimo? Oddio, la pizza con i gozzi. Beh, stai tranquillo che mia madre con una guancia come questa non mi ci manda. Adesso che gli raccontiamo a tua madre, io comunque te l'avevo detto, vacci piano con le pizze, vacci piano con le pizze, te cocciuta. Rolando, è il più bel regalo che mi potessi fare. Dici? Lovers do pursue what they pursue. If they can love, so can we. Ma tu, le tue ragazze le porti sempre qua? Ragazze? Quali ragazze? Ma ce l'avrai una ragazza, no? Ma adesso come adesso, no. Ma ce l'avrai avute? In passato? Sì, a voglia, ma che scherzi. Però a cercare il pelo nell'uovo non sono mai riuscito a trovare proprio quella ad hoc, capito? Tutte in genere, tutte cosette sempre un po' così, capito? Senza una... Ma tu sei un tipo che si innamora? Hai toccato un tasto, hai toccato. Comunque, guardiamo il film, sono curioso di andare a vedere come va a finire. Rolando? Io ho freddo. C'è freddo? È che non so come funzionano ste cose qua dentro, tutti sti pomelli. Riuscissi a capire come poteva andare un po' d'aria calda, ma non ci capisco niente, non ci capisco. Mi riscaldi i piedi. I piedi? Riscaldami i piedi. Piano, mi fai male. Ma guardi il film o parli con me? No, perché adesso arrivava il coniglio, no? Allora volevo vedere un attimo. Ecco, così. Ma tu sudi? Sudo? No, è che sto scirocco stasera proprio, Il coniglio! Uff, ma fa caldo veramente, lo sai? Aspetta un attimo. Bello sto film, Carino. Oh, come si rialza sto sedile? Ce la leva sotto, che ne ha vista? Sandy, sono le 11. Metti che tua madre ritorna. Che facciamo, Gradisce qualcosa? No, grazie. Prego. Grazie, no. Però è un peccato che tu non voglia tornare a fare del cinema. Sì, lo so. Ma anche se volessi non potrei. Seguire mia figlia è un impegno troppo faticoso. Ma come mai non c'è Sandy? Sandy ha qualche linea di febbre. Comunque domani sarà in piedi. Mrs. Walsh, permette che le presenti un mio carissimo amico, padre Spinetti. Madame? Padre? Spinetti.
Sandy. Dimmi. Non so come cominciare. Niente, io vorrei dirti che... Cioè, adesso non pensare magari che io te lo dica perché... Perché magari uno dice sa... Però... In parole povere volevo dirti che io... Che tu? Che io... Ok, me lo dici un'altra volta. Su, aiutami a salire. Naccio. Sandy, com'è la situazione? Tutto spento, non c'è nessuno. Anche oggi è andata, eh? Ok, ciao, buonanotte. Sandy, però mi prometti che da domani ci mettiamo veramente sotto, eh? Se no io, fra l'altro, che figura faccio con tua madre? Fra l'altro, domani vado a ritirare anche il primo assegno. Ok, ciao, faccione. Ciao. Ciao. Sta attenta. Porco Giuda, porco. Meno male che dice che porta bene. Ma se porta bene. Buonasera, padre Spinetti. Buonasera, signora, come sta? Come mai così sportivo stasera? Stasera? Perché ho lasciato i completi in tintoria, no? E allora stasera l'ho buttato sul t-shirt, ha capito? Oh. Se ne vada, delinquente! Farabutto! E ringrazi se non la faccio mettere in galera per evitare un scandalo. Ma se io so da Sandy che l'ha soltanto sfiorata con dito. Io? Mai! Mai proprio! This time you get away. But next time I'm going to smash your bloody face. Let him go, Ted. Let him go. Now go, Mr. Rolando, and do not show your face again. And certainly not in school. We will have no difficulty in finding another bidello. No, me ne vado, non è che... Dai. In parte proprio, e so le candele che non... morta, e proprio non... Mannaggia, Era... No, perché se qualcuno mi dava una spinta, magari... No, vabbè, sai che faccio? No, domani semmai mando il carro attrezzi a prenderla, tanto sono socio ACI, Allora, prova se scatta. E mettila un po' più sulla destra. Eccoli, bravo. Sulle colonne. Vai. Laggiù pure con quei due riflettori. Stringetele un pochino e centratele di più. Così. Più in qua. Facciamo una prova se scatta, eh? Anyway, her next job will be in Paris in about 20 Signora, minutes. Mi scusi, ma ho l'impressione che sarà molto difficile svolgere il mio lavoro con sua figlia. Non c'è la minima collaborazione, mi creda. Excuse me. I'll see her. I'll be right back. Sandy, si può sapere che cos'hai? Che c'ho... Ma che t'hanno tagliata la lingua? Nonna, per favore, non te ce metti pure te. Già soppiamo dei problemi fino a qua, eh? Ma tu nonna che ancora gli ragiona il cervello? Te l'aveva detto, non ti metti in mezzo a sti impicci. Ma che uno per cercare lavoro se va a travestire da prete? Ma come embe? Eh sì che ce l'avevi il lavoro bello, sicuro, tranquillo. No, va a fare lo scemo appresso alla bambina. Che te possino. Sai che ho pensato, Sandy? Che dopo faremo un bel viaggio insieme. Dove ti piacerebbe andare? In Giamaica? Alle Maldive? O in Brasile? Ah? Che ne dici? Scusi, ti può lasciare un po' solo? Si figuri. Che c'è, Sandy? Che ti succede? Una volta parlavamo di più, io e te. Eravamo più amiche. Ti ho fatto qualcosa? Dimmelo. Non ti va più? Sei stanca di questo lavoro? Se vuoi, io posso cancellare tutti i contratti. Ti costerebbe un po', ma...
Non è che posso obbligarti. Sai che facciamo? L'ultimo impegno firmato è a novembre. Poi saremo libere. Sarai libera di scegliere se vuoi continuare oppure no. Che ne dici? Anzi, sai che facciamo adesso? Uno strappo alla regola e chi se ne frega. Facciamo portare 2 coppe di gelato con la panna. Sandy. Io no. Io non ti voglio cooperare con gelato. Dove te devo portare? A Chianciano? A Fiuggi? A Montecatini? Ma che ne so, l'ho provate tutte. Lourdes, ha provata Lourdes? Chi è? Allora, guardi questa analisi che non ci vedo. Questa analisi? Ma a me mi parano buone. A me mi pare di no. Sì, buonissime, belle, pulite. Una ragazzina, sì. Ma davvero? Ma chi t'ammazza te? Nonne, me lasci solo che c'è sonno. Buonanotte, Lola. Ciao, nonne. Ciao. Ciao, bella. E non ci pensa tanto alla bambina. Ugo, sta bambina, ma chi ci pensa alla bambina? Lo so io chi ci pensa. Ragazzi, che facciamo? Qua siamo pronti noi. Abbia pazienza, ci siamo quasi, guardi. Questione di un attimo, è pronta. Vabbè, non c'è problema. No, lo dicevo perché se qua viene a piovere abbiamo chiuso. La ringrazio, un minuto solo, gliela assicuro. Ok, perfetto. Wilma, che cosa è successo con Sandy prima nella roulotte? Niente, piccole discussioni, soliti capricci. Ciao. Ciao, Sandy. Luke, pronti? Ecco, su questa mettimi il filtro. È pronto il nastrino della musica? Pronto. Ok. È molto bella stasera, non trovi? Sì, sì, sì. Ok, tutti pronti. Vai col nastro! Sandy, più disinvolta. Più sciolta. Solo che cambi obiettivo, ok? Ok. Bene. Ecco, dammi quello. Signora, è tutto fatto. Il volo per Kingston è stato confermato per il giorno 30. Anche l'hotel è stato prenotato. È il Jamaica Palace. Grazie, Guidi. Lei c'è sempre di grandissimo aiuto. Beh? Sandy! Allora, dove andate? Ah, dottore, è andata via de corsa di là. Di là? Che cosa è successo? Oh, cominciamo bene. Sandy? Ted? Sandy? Go to see what happened. Dottor, l'hanno vista che scendeva le scale. E mo chi è sta ora? Mo pure da notte questa si è presa abitudine. Sandy. Mi fai entrare? Ma che ti è successo? Ti prego, non chiedermi niente. Ma che è successo, eh? Rolando? Ma chi era? Niente, era Enzo, era. Ma pure da notte questo che rompi i coglioni. Ci fa casa, è mia nonna, è in ipertesa, capito? Sandy, ma si può sapere che cavolo è successo, eh? Hai qualcosa da mettermi addosso? Da metterti addosso?
Ci vorrebbe uno scialle, solo che adesso sta in camera di nonna, quella dorme, capito? Ah, se no ti posso prendere un golf, un maglione. Prende il maglione, eh? No, anche quello va bene. A accappatoio? Sì, sì. Quello va bene se non è troppo fradicio, perché ci ho fatto la doccia oggi. No, va bene, va bene. Senti, ma che è successo? Qualcosa con tua madre, eh? No, no, non è successo niente. Avete litigato, no? Hai qualcosa da bere che mi riscaldi? Qualcosa da bere che ti riscaldi? Sì. C'ho una camomilla, latte caldo col miele, camomilla col miele. O un whisky, un cognac. Whisky? Un cognac o un whisky? Mannaggia, no, perché abbiamo fatto stasera una cena in piedi qua con nonna, no? C'erano 20 persone, gli hanno dato giù sotto, spariti cognac e whisky. Però sul whisky non è detta l'ultima parola, mi sta a venire un'idea. Perché... Cos'è? Che? Allora vado a vedere per whisky, va bene? Oh, non mi dica che non ce l'hai, ma mi serve una bottiglia di whisky. Perché? C'ha movimento, c'hai, no, eh? No, c'ho nonna che c'ha avuto un giramento di testa, proprio un calo di pressione, è anziana. Sì, dentro, va. Ma regà, sta attrezza Rolando, un amico mio. È il mandrillo del palazzo. Buonasera, buonasera. Sbrigati, Enzo. Che per caso frequenti il giro del vichingo, Fregene? Conosci Franca, Maglio? No. Aridaglia questo vichingo. Ma anche Erpatata conosci? Erpatata? Chi è Erpatata? È un amico del vichingo. Ah, un amico del vichingo, te pareva. Caldo, eh. Oh, domani la riporto, eh. A Pinocchio, di Marita, ma chi c'è della bambina? Questa bambina, oh. E portala di qua, no? Oh, questo c'è una bambina a mie mani. Pare, micio, ma invece è un figlio della mignotta. Sta scherzando, sta. Buonasera, comunque, buonasera. Ciao. Oh, faccia delicato con quella, che è una creatura. Te la tiro in testa, vabbè se non la pianti. Cafone. Oh. Che vuoi? Eppure io quella già ho vista da qualche parte. Remember, eh? Sandy. Qualcosa ho trovato. Quanti giorni sono troppi? Si montano la testa a ste ragazzette, ma che non lo sai? Non è mai successa una cosa del genere. La trovo assurda, allucinante. Stia tranquilla, sono le solite bambinate. Mi dia retta. Lo spero. Ma sicuramente, guardi, non c'è altra spiegazione. Ted! I found her! She's at home! Oh, meno male. Oddio, ti ringrazio. Meglio così. Avete sentito, a casa. Gliel'avevo detto, signora. Grazie. Arrivederci. Grazie ancora di tutto. Wilma, non è a casa. Come? E dove è Sandy? I don't know. Rolando, il caffè latte. E apri sta porta. Sto nudo, nonna. Sai che scandalo? Come ti avessi mai visto? E apri. Un minuto, nonna, eh. Un minuto che t'apro subito, eh? Aspetta, Però non apri subito, eh? Apri solo quando ho contato fino a tre. Mettere sotto, sotto. Uno, due e tre. Ma che dormi, con la vestaglia? Perché? Vietato? Ma io non ho visto mai uno sdraiato così. Grazie, sapessi quello che c'ho. Ma che c'hai? Dei dolori! Ma dei dolori
ai reni. Un male che non ho chiuso occhio tutta la notte. Ma non mi potevi svegliare che ti davo una supposta di quelle che mi ha dato il maresciallo? Ma che credi, ancora quelle supposte? Fanno niente. Ma se sono la fine del mondo. Ma dimmi che c'hai. E niente, dietro, mi ha preso proprio come... come a tenaglia, come a... Arrivorsi che ti faccio un massaggio. No! No! Guai s'avanzi, eh? Ah, ma che sei scemo? No, eh? Ma io con questo non ci capisco niente, è mezzo matto stamattina, ma che ne so? Non mi puoi capire, nonna, non mi puoi capire. Te bossino. Buongiorno. Buongiorno, fai presto a di buongiorno. Ma come ti è venuto in mente di venire qua, io vorrei sapere. Rolando, mi daresti un po' del tuo caffè e latte? Pure. Ma ti rendi conto che hai fatto una pazzia, eh? Ti rendi conto che hai fatto una follia, hai fatto? Tu mi sai che non te rendi conto. E dove andavo se no? Io a casa non ci torno. E non ci torna, ci torna. Te l'ho finito. E vabbè, pazienza, dai. Senti, non avresti una maglietta e un paio di jeans da darmi? Magliette e jeans? È una parola. Vabbè, comunque dopo scendo giù dalla figlia della portiera e qualche cosa rimediamo. Va bene. Piuttosto, io con mia nonna qua, come mi metto? Che gli invento? Ma... Mo? Ma non l'ho messi. Ma manco qui sanno. Ma io che adesso proprio non ci sto più. Nonna, ma lo sai che a rivederle alla luce del giorno a me sta analisi proprio non mi piacciono, non mi piacciono, non mi piacciono. Ma che ce l'avevi te? Qua è una catastrofe, lo sai che è una catastrofe? Come una catastrofe? Ieri sera hai detto che erano tutti buoni. Ma ieri sera non ci stavo con la testa io, poi avevo fatto tutto lo sfasamento dei valori, avevo letto male. Esempio, glicemia, valori normali 0,60, 1,10, tu lo sai quanto c'hai? C'hai 5,50. Guarda che c'è semore. Azotemia, valori normali 0,10, 0,55, tu lo sai quanto c'hai? 4,40! Non me lo dì. Lipemia totale, reggide, valore normale 600.000, tu lo sai quanto c'hai? 4.000. Ma allora sto cavolo di dottore che cure mi ha dato? Ma dove tocchiamo il fondo, secondo me, sulla colesterolemia. Non me lo dì, non me lo dì. No, te lo devo dì. Ma no, non me lo dì. No, perché lo devi sapere, lo devi sapere. Colesterolemia, mo te spari. Valore normale 130-220, tu lo sai quanto c'hai? 700. E allora? E che devi fare, te devi ricoverare. Ma davvero? Sì, per forza. Ricordati da spegnere il gas, da non tenere tanto lo scaldabagno acceso. E poi carichemi le sveglie, quella in cucina e quella in camera da letto. Perché se trovo le ore diverse divento una berba. Vabbè, adesso tu riposati, stai tranquilla, Stai tranquilla, calma. Secondo me più ci stai è meglio, E poi no, nonna, scusa se non ti posso accompagnare stamattina, ma c'ho proprio una giornata campale, capito? Non ti sta a preoccupare, sta tranquillo. Marcè, allora me la porta al policlinico, all'accettazione, va bene? Va bene. Allora, nonna... In bocca al lupo, in gamba e forza e coraggio, Ciao. 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 Ma che state male, sora Ines? Ma fammi il piacere, sto tanto bene. Portami a via Casilina il 328 da mia sorella, perché il signorino c'ha un ospite e deve rimanere solo. Ha capito. Ha capito che mi tocca fare, Missione compiuta! Ma è stata un'impresa, non te lo puoi nemmeno immaginare che impresa che è stata. C'è cascava. C'è cascata. Vai in cucina, vatti a mettere l'acqua dal frigorifero. E non te muovere. Mo' li caccio via io. Voilà. E uno, e due, e tre. Te sei un granfio della paracula, sei. Lo sai chi è questa? Chi è? Questa è una importante. Sta ancora qui? No. Sì, sta qui. No, dove vai? Non ci sta, dove vai? Dimmi come ha fatto. Come ci sei riuscito? Dimmelo. Come ho fatto? Non mi piacciono questi discorsi, No. No, mo devi dire. No, pare brutto, su, dai. Quante volte l'hai centrata? Quante volte l'hai colpita? No, non mi piacciono questi discorsi, dai, piantala. Ma com'è? Com'è? Dimmelo. Com'è? Ma stasera quante volte l'hai colpita? Dimmelo. Stasera? Dimmelo. Tre volte. Ammazza, tre volte.
E la meglio, qual è la meglio? Dimmi. La meglio... Dai. Seconda. La seconda? Tremenda proprio. Le dichi davvero? Terribile. Te lo fa proprio i complimenti, Rolà. No, figurati, ma che una fregnaccia è stata. Guarda chi ha acchiappato questo. Hai mortacci visto? Tua, mortacci. Grazie. Bravo. Grazie. Ciao, ciao. Niente, era il postino ben raccomandata. Ah sì? Uno, due e tre. Fregata. Eh già. Tre. Tre. E qual era la meglio? Come la meglio? Ma tu lo faresti davvero? Se lo farei davvero... Mi sta venendo a sete. Scusa, mi sei seccata la gola. E se ci facessimo uno yogurt? Ci facciamo un bello yogurt? Ti ho fatto una domanda. Non mi hai risposto. E levami ste mani da dosso. Ma perché mi devi mettere le mani addosso? Ma che ci voglio di scherzare, eh? Perché se ci voglio di scherzare ci sono le giostre qua sotto. Vuoi andare ai giostre? Se vuoi ci andiamo, eh? Che fa, ragazzina? Che fai? Dai, Sandy, su. Dai, Sandy, su, scherzavo. Sandy, dai, non fa la bambina. Dai, Sandy. Sandy, dai, Sandy, apri o sfondo la porta. Senti, ma ti rendi conto che sei una bambina, eh? Te ne rendi conto? Ok, ok. Dai, senti, cerca di capirmi. Non è che io lo dico Dai, ferma, dov'hai? Dov'hai, ridai? Dai, scherzavo, giuro su Dio che scherzavo! Scherzavo! Dai, scherzavo! Dai, stavo a scherzare prima, dai! E non si può mai scherzare con te! Posso parlare? Mi fai parlare un attimo? Posso parlare? Fammi entrare. Mi fai parlare? Chiudi. Posso parlare? Posso parlare? Mi è lecito parlare? Ho detto d'aiute. E fammi parlare un attimo. Ma va, 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 vai. Sai che me ne importa a me? Mi metto pure a perdere tempo con questa io, con tutte le cose che c'ho da fare. Ma va, va, vai. Mannaggia a me. Ma che sta a fare? Sto cercando 100 lire, chiudi? Ti ho detto di chiudere. E chiudi, 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 chiudi. Mannaggia miseria. Ma io gliela faccio pagare a ruscio, eh. Sta rincoglionita di mio nonno, ma pure acido un frigorifero mi mette. Ci ha ripensato la stupidella, eh? Ha capito sta stupida, eh? Io sarei tentato di non aprire, sarei tentato. Giusto perché c'ho il cuore buono io. Dai. Arolà, ridammi qua la bottiglia di whisky che ti ho prestato ieri sera, che mi serve. Perché? Che ci devi fare? Ci do scala ambiente. Ambiente? Ambiente di che? Ambiente. Sta già a fare una manfrina. Sì, eh? Sì, ma lo sai io che te dico? Che già avevo capito in macchina un'altra volta. Che da cosa poteva nascere cosa. Hai capito? Ma perché? Che fa? Che fa? Ma questo è il tipo che fa. Fa? Anzi, tu che già ci hai fatto, dammi un consiglio. Che dici, come parto? Sul manzo o sul gagliardo subito? Enzo, guarda che quella non è mica il tipo che dici te, eh? Sta in campana, eh? Ah, no? No. Allora spiegami un'altra cosa. Prima lei è venuta da te, giusto? Sì. E mo' è venuta da me, giusto? Sì. E secondo te questo che vuol dire?
Ma secondo me vuol dire che proprio lei psicologicamente tende allora, in qualche lascia modo... Allora, il whisky in modo da non te preoccupa, risolvo lo stesso, non te preoccupa, ciao, eh. Non vedi questo come parla, psicologicamente. Senta, io purtroppo il whisky non l'ho trovato. Se vuole posso farle un latte caldo, un cappuccino. Va bene lo stesso? Mi faresti un favore? Come no, si figuri. Mi riporteresti a casa? Quando vuole. Senta, io le vorrei chiedere una cortesia. Forse adesso mi vergogno anche un pochino. Se lei gentilmente potesse farmi una dedica, un autografo. Ok, vieni qua. Me lo fa? Certo. Troppo forte. Te la faccio qui, vuoi? Va bene. Io questa me la lavo più. Roscio, apri o te sfondo la porta, eh? Scusi, eh? Te la sfondo! Con questo c'ha il potere di rompere i coglioni nei momenti meno opportuni. Ma che vuoi? Ma che vuoi? Porta che fatti, cagamossa! Sarai spionata d'ammazzo, che gli hai fatto? Te stacco l'ossa, sta fermo! Ti colpi bassi no, eh? Vai, io te sfondo, fermo! Ha fatto per te, ma... Te sta ammazzo! Dove tiene tua nonna l'acqua ossigenata? Dietro la fotografia di povero nonno, c'è una bottiglietta. Certo ce le siamo date, eh? Come va? Un pochino meglio. Mi soffi sopra, mi brucia un po'. Eccolo qua, Ferrazza Rolando, via Flavio Gioia, numero 9. Stia tranquillo, la zona la conosco. Serve anche telefono? Non occorre, grazie. Come on. Come volete. No, don't worry, we'll be sure to find him. I hope so. Ma secondo te quanto è durato? Ma secondo me tantissimissimissimissimo. A occhio e croce un... Trenta, 40 minuti scarsi. No, beh, io penso di meno. Di meno quanto? Beh, 2-3 minuti, al massimo 3 minuti e mezzo. In tutto? Sì, in tutto. Scusa, ma da dove cominci a contatti? Dall'inizio. Ma che intendi per inizio? Da quando abbiamo spento la luce. Vabbè, grazie. Allora sì. Ti è piaciuto? E a te? L'ho chiesto prima io. A me tantissimissimissimissimo, sai. E a te? Di. Non lo so, ci devo ancora pensare. Tanto, prima o poi sarebbe successo. Comunque, sono contenta di averlo fatto con te. Ma perché proprio io? Perché non è poi che io sia poi tutta sta cosa. Perché di te non ho mai avuto paura. Io invece di te tanta. E adesso? No, adesso no, anzi... Ma allora dici che l'abbiamo fatto veramente, vale? Vale sì, vale. Perché non dovrebbe valere? Ma tu come mi preferisci? Più donna o acqua e sapone? Ma dipende dai momenti, dalle situazioni. Comunque indifferente, sai. Ma tu che cosa provi per me? E te? Tocca a te, l'ho chiesto prima io. L'ho chiesto prima io. Che parte? Dovrebbe essere qui a destra, dopo il ponte. Dormivi? No, ci ho avuto un attimo di... un po' stanco. Ma tu ti ricorderai di me? Io? Perché mi fai questa domanda? Io a te non ti lascio più, sai. Ci parlo io con tua madre. Glielo spiego io, gli spiego io tutto quanto. Poi se ti va vengo pure a New York. Che ci metto io a arrivare? Niente, te lo giuro. Tu non mi conosci ancora sotto questo aspetto, però io c'ho carattere, sai. Io se mi metto in testa una cosa, guarda che so caparbio, eh. Ci riesco sempre ad ottenerla. Te lo giuro. Io non ti lascio più a te, veramente. Non ti lascio più. Non ti voglio lasciare più.
Dai, ero là, sono le 2:30, andiamo. Qui finisce che non mangiamo più oggi. So 3 settimane che venimo qua. Da Eric e Tero non hai visti 3.000. Ma che ci troverai? E dai, andiamo. Andiamo a mangiare, va. Senti che forza sto pezzo. Se lo sai, meravigliosa, stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai. Una donna lo sa, sa già cosa ogni uomo sa come si fa. Una donna non ha più bisogno di prove, più malizia non ha. Cosa ogni uomo sa come si fa.